Buongiorno e bentrovati, oggi siamo in Valle d'Aosta, precisamente a Cogne. Siamo in compagnia di Andrea Celesia, che è il proprietario del Wellness Eco Hotel Notre Mason, giusto? Giustissimo. Si pronuncia così, benissimo. Buongiorno a lei intanto, Andrea. E qual è la filosofia della vostra struttura, della vostra attività? Benvenuti, noi siamo un Eco Wellness Hotel e da 4 anni a questa parte abbiamo cercato di fare nella nostra casa una rivoluzione ecologica. Sì. Abbiamo voluto avvicinarci alla natura, ma farlo senza compromessi. La prima operazione che abbiamo fatto in questo albergo storico di famiglia, che da 40 anni i nostri genitori hanno costruito e poi gestito, abbiamo dotato l'albergo di una centrale, un'eco centrale, con la quale oggi ci autoproduciamo tutta l'energia elettrica e tutta l'energia termica da fonte rinnovabile. Questo ci ha consentito di diventare un eco hotel di fatto reale e addirittura nel 2016 siamo stati insigniti del premio come hotel più ecologico d'Italia. In abbinamento a questa rivoluzione ecologica abbiamo cercato di coinvolgere i nostri ospiti anche loro in una scelta senza compromessi, per cui ci siamo attrezzati acquistando delle BMW elettriche, delle i3, che mettiamo a disposizione dei nostri ospiti, le lasciamo a Torino, i nostri ospiti possono raggiungere Torino col Frecciarossa, quindi col treni veloci o con l'aereo, e lì trovano le nostre auto per raggiungere in mobilità sostenibile, fruire della Valle d'Aosta spostandosi in mobilità elettrica. Questo è un servizio, una novità, abbiamo chiamata Alpine Green Experience. Direi anche unico, no? Unico in questo momento sulle Alpi. È molto oneroso, sì, per voi, ma sicuramente un bel investimento per il fatto che il cliente rimane soddisfatto. Ecco. È oneroso. Non è una cosa che tutti possono offrire. Questo è vero, ma grazie alla collaborazione di BMW e a un gruppo di alberghi riusciamo a dare questo servizio ai nostri ospiti ad un costo simbolico non più alto di un normale noleggio di auto. Andiamo fra 1 euro fino a 40 euro al giorno per un'auto di alta gamma e soprattutto comprese tutte le ricariche. Ecco, ci siamo addentrati all'interno del parco, come potete ammirare alle mie spalle, veramente un contesto meraviglioso. Andrea, ci racconti un po' le caratteristiche di questo laghetto e di questo centro benessere. Questa filosofia ecologica ci ha consentito anche di sviluppare il nostro centro benessere, oltre nella parte interna più classica, anche con un laghetto alpino, abbiamo chiamato così perché è realizzato con tutte le caratteristiche dei laghi alpini, con dei materiali naturali, con le rocce, ma soprattutto grazie a questa centrale di cui vi parlavo riusciamo a scaldare quest'acqua fino a 35 gradi, quindi ad avere un effetto termale, un effetto, certo, di relax, un abbinamento perfetto con le passeggiate sia d'inverno che d'estate, con le attività in montagna, che abbinate a un momento di relax nell'acqua calda sono veramente rigeneranti. Certo. Ecco, dopo aver parlato della parte ecologica dell'hotel e del benessere, ci troviamo nell'ambito tradizionale, quello della ristorazione, quello della cucina. Quali sono allora le caratteristiche che offrite ai vostri clienti appunto in questo ambito? Beh, in una vacanza ecologica di benessere non può mancare l'attenzione alla cucina. Noi nasciamo come dei ristoratori. 40 anni fa papà e mamma hanno aperto questo chalet con un ristorante tipico e alcune camere, quindi abbiamo mantenuto nel tempo il nostro spirito da ristoratori, e una delle particolarità è che i nostri ospiti in mezza pensione possono cenare o pranzare alla carta su un menu di 15 antipasti, 15 primi, 15 certo, secondi, scegliendo al momento quello che desiderano. La nostra filosofia è quella di valorizzare i prodotti locali, cercare di intervenire il meno possibile sui prodotti freschi e quindi di dare una cucina saporita ma
ma leggera, piacevole, che possa accompagnare la vacanza nel migliore dei modi. Ecco, il ristorante è riservato solo esclusivamente ai clienti dell'hotel o possono accedere anche esterni? Il ristorante tiene, come tutto l'hotel, anche Un una angolo, possibilità una per gli possibilità. ospiti che vengono dall'esterno, proprio perché riteniamo importante che queste nostre case siano anche frequentate dalla gente del posto, da chi non può trovare posto qui da noi, perché riteniamo che ci voglia comunque, bisogna essere ben inseriti all'interno del tessuto turistico. E per noi questo è un modo di farlo, sia il centro benessere che il ristorante. I numeri limitati ovviamente rispetto alla nostra capienza è frequentato da ospiti esterni. Ecco, la cucina che proponete è prettamente locale. La cucina che proponiamo, diciamo, cerca di sviluppare questo tipo di filosofia. Noi cerchiamo di reinterpretare i piatti locali cercando di alleggerirli un pochino, ma mantenendo il gusto e la tipicità, proprio perché i nostri piatti nascono da delle esigenze caloriche. Nella nostra cultura si lavorava ai campi, quindi c'era bisogno di tante energie. Oggi ce n'è bisogno meno, quindi cerchiamo, e è un esercizio molto interessante. Non sempre facile, ma possibile, quello di mantenere il gusto alleggerendo l'apporto calorico dei piatti. Benissimo, vedo qui alla nostra sinistra che c'è un caminetto particolare. Immagino che sia dedito alla cucina delle carni. Sì, la nostra particolarità è la cucina sulla pietra. Noi cuciniamo tutte le carni sulla pietra, ma la cosa veramente che è il punto di forza è che su questo caminetto alla sera il nostro papà cucina personalmente per gli ospiti dell'albergo le carni e quindi diventa una sorta di show cooking, di momento Certo, dove mostriamo dal non vero solo diciamo direttamente. il beneficiare del palato, ma soprattutto anche della vista in questo ambito. Ecco, è un Certamente. coniugare i due Esatto, sensi, ecco, in questo esatto. senso. Perfetto, bene, proseguiamo allora con la visita. In questo momento siamo in un angolo particolare all'interno dell'hotel. Andrea ci presenta appunto la signora che è. Stefania Celese, mia sorella, io sono quello un po' più tecnologico, ma Stefania è quella che è Che si occupa depositaria appunto. dell'aspetto più culturale, più profondo della Perfetto, nostra azienda. benissimo. Si chiama, mi ha detto? Stefania. Stefania, ben trovata Grazie, innanzitutto. buongiorno a Ci tutti. spieghi di cosa si occupa qui all'interno dell'hotel? Allora, diciamo, io mi occupo un pochino come Andrea, come la mamma di tutto quello che è l'accoglienza, il ricevimento. Siccome sono laureata in lettere e ho una passione per la letteratura, ho Certo. cercato di riportare un po' la mia passione anche Non a all'interno caso ci del troviamo mio in un angolo albergo. tematico. Esattamente, questo è il nostro piccolo bosco dei libri, in cui io metto i miei libri personali, quindi una mia Certo. scelta di libri, e che sono a disposizione dei nostri ospiti che possono prenderli liberamente e leggerli durante la Una loro vacanza. biblioteca, diciamo, a disposizione Una del piccola cliente. biblioteca a disposizione. C'è anche una sezione culturale sulla storia di Cogne, quindi per chi vuole approfondire un po' la nostra storia, la storia Certo. delle miniere, della cultura di Cogne, lo può fare. C'è una sezione di fumetti che io amo molto e poi c'è una selezione di letteratura italiana internazionale, che io metto a disposizione dei miei clienti. I clienti più affezionati lo hanno molto apprezzato, quindi quando vengono in vacanza non si portano più il loro libro, ma lo scelgono dalla mia biblioteca e questo è anche un motivo di scambio, potersi confrontare anche su argomenti, diciamo, più vasti. Certo. Ultimamente il Bosco dei Libri è diventato anche un piccolo blog che si chiama www.boscodeilibri.com, proprio per riuscire a continuare questo dialogo letterario con i Al miei di ospiti fuori anche a proprio, casa. anche a casa, Sì. benissimo. Proseguiamo in altre direzioni. Ecco, siamo all'interno del soggiorno dell'hotel. Sempre con Stefania ci delucida quelle che sono le caratteristiche delle offerte bar all'interno appunto dell'hotel. Allora, ben ritrovati. Allora, questo è il nostro piccolo baretto, è un po' anche questo il mio piccolo regno. Io sono diplomata barman Ibis e quindi ho un po' una passione per tutto Certo. quello che sono i cocktail. E quest'anno, in particolare in collaborazione con l'azienda Vertosan Valdostana, abbiamo fatto tutta una rivisitazione della nostra lista dei cocktail in chiave, diciamo, chilometro zero. Quindi abbiamo riproposto i cocktail classici come il Negroni e l'Americano, rivisitati utilizzando però i prodotti valdostani come il Genepi, il gin che viene prodotto qui in valle, il nostro amaro al Chardon, proprio per dare alla nostra clientela una piccola novità, per far assaggiare i nostri prodotti e fargli trovare magari delle proposte che in città
diciamo non trovano. Non trovano, certo. L'altra parte importante sono i nostri tè, le nostre tisane, anche questa è la maggior parte a chilometro zero. Abbiamo per esempio la tisana al genepi o il sedano di montagna o l'achillea, che sono proprio le erbe che si trovano qui da noi. Ci troviamo adesso nella collinetta sovrastante, diciamo, l'hotel, e Andrea, diciamo, il contesto è paradisiaco, veramente molto molto bello. Ecco, ci spieghi un po' le caratteristiche strutturali di questo, questo hotel. Siamo nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, quindi qui c'è un'attenzione all'ambiente, un'attenzione alla natura che è veramente importante. Con la stessa filosofia abbiamo voluto far nascere questo hotel, che anziché avere un unico volume, come potete vedere, ha una casa madre che sì, è stata costruita, uno chalet principale, dai nostri genitori 40 anni fa, e poi man mano che andavamo avanti abbiamo messo attorno molto terreno e quindi abbiamo creato un parco, ma soprattutto non abbiamo voluto creare un hotel con un unico volume, ma abbiamo creato diverse casette che vedete qui attorno. Sono 5 casette che sono tutte collegate con dei camminamenti, per cui in inverno c'è il comfort di spostarsi da una parte all'altra al caldo, ma rievocano lo spirito del villaggetto e quindi un inserimento nel contesto urbanistico molto dolce. Andrea, perché scegliere l'Eco Wellness Hotel Notre Maison? L'Eco Wellness Hotel Notre Maison rappresenta per noi il connubio ideale fra la tradizione e l'innovazione e la natura. È un hotel che parte dai nostri genitori, che 40 anni fa hanno iniziato a costruire, e prosegue in una logica familiare. Io e mia sorella continuiamo a gestire l'albergo ancora con papà e mamma, mia moglie si occupa del centro benessere. È proprio una famiglia che cerca di creare il massimo dell'accoglienza. In abbinamento a questo, siamo uno degli hotel oggi più ecologici d'Italia, quindi non vi è solo una facciata, ma si respira veramente l'attenzione, l'armonia, il desiderio di creare un benessere che sia nell'atteggiamento, che sia nella gastronomia, che sia nel corpo, cioè una cura della persona che alla fine si può concludere con una vera e propria esperienza in natura. Vogliamo fornire i dati per potervi contattare, eventualmente effettuare una richiesta di prenotazione? Certamente, se volete chiamarci risponderà ancora la nostra mamma, e il nostro numero di telefono è 0165 74104. Se desiderate degli approfondimenti, il nostro sito è www.notremaison.it, tutto attaccato, mentre se volete scriverci hotel@notremaison.it. Perfetto. Siamo a vostra disposizione e speriamo di vederci presto. Benissimo, vi invitiamo tutti a venire a Cogne all'Eco Wellness Hotel Notre Maison. Da Cogne appunto è tutto. A voi studio.